Oltrepassato il confine tra l'adolescenza e la morte, rimasi per un po' indeciso sul da farsi. E quel periodo fu la mia vita. Non ho mai contato gli anni che passavano. A scandire il mio tempo c'erano solo gli istanti. Piacevoli, esaltanti, noiosi, tristi, angoscianti, esplosioni di gioia, odio represso e odio dichiarato. Uno dopo l'altro mantenevano un ritmo come passi cadenzati, una ciclicità che per altri era invece data dal sorgere e dal tramontare del sole. Come si può facilmente intuire, i rapporti con i miei simili non erano improntati verso una normalità definibile come quotidiana, anche perché nel mio caso non esisteva una quotidianità. Se nel pieno di un sonno profondo avvertivo il bisogno di spazi aperti, non facevo altro che uscire dalle mura di casa e cercarmi appunto uno spazio aperto. E questo poteva essere un piccolo giardino o una valle anche a chilometri di distanza. Il fatto poi che questa esigenza fosse esplosa nella mia mente durante il sonno nulla aveva a che vedere con il fatto che fosse notte o giorno. Dormivo quando il mio corpo ne avvertiva la necessità. Non nascondo che qualche problemino in effetti c'era. Il lavoro, dovevo pur mangiare e sopravvivere, le relazioni sociali, amici, divertimenti, donne, anche un semplice acquisto era legato ad un orario. E per me l'orologio era un oggetto che non compariva assolutamente all'interno del mio orizzonte. Mi ritrovavo di fronte a vetrine con le serrande abbassate. La ragazza che mi avrebbe accolto a braccia aperte quella sera finiva quasi sempre addormentata nell'attesa. Coloro che mi assumevano per le mie capacità, subito dopo erano costretti a liberarsi di me, in quanto sentir loro avevano a che fare con un fantasma. Intendiamoci però, non ero un ritardatario cronico o un incosciente, semplicemente mi si era scardinato il senso comune delle cose. Come ho detto, la mia vita era una Macedonia, peraltro dolce, saporita e distanti, di momenti solo miei, e non una successione di tempi prestabiliti da altri o di regole ferree tradizionali. Ricordo che fu già un problema aspettare a mollo quei 9 mesi circa nella penombra, tutto raggomitolato, quando invece avrei potuto fare 1000 altre cose più interessanti. Mamma e papà si spezzavano la schiena per insegnarmi a camminare entro l'anno di vita, quasi fosse un obbligo o un record da battere. La scuola voleva portarmi dalle 4 operazioni allo studio di una funzione complessa in un più di 5 più 3 più 5, 13 anni di studio. Nessun problema, ce l'avrei fatta e ce la feci. Però fu proprio lì, in quel periodo, che mi resi conto che la vita, essendo la mia, doveva avere un solo padrone, un solo maestro, io. Feci la coda in comune, ero l'ultimo ovviamente, con un finto certificato di morte, pagato anche abbastanza caro, che attestava la mia dipartita. Feci l'amore per l'ultima volta con quella ragazza che mi aspettava sempre e che questa volta era ancora sveglia. Chiusi casa e con quelle poche cose che ritenevo indispensabili partii. Mangiai in compagnia di coloro che da mangiare non ne avevano e quindi non conoscevano gli orari dei pasti. Dormii al caldo, al freddo, di notte, di giorno, parlai con uomini e donne che mi definivano il mondo con uno sguardo. Attraversai solitudini che mi riempivano e mi svuotavano. Quando mi sentivo un po' mistico mi sedevo a pensare guardando il cielo, ma Dio non riuscivo a vederlo. Questa storia del mondo in 6 o 7 giorni me l'aveva reso un po' distante. Allora mi alzavo e continuavo a camminare. Senza orario e senza bandiera, proprio come quella vecchia canzone che mi risuonava sempre nella mente. Così era la mia vita e così procedeva. Però, nonostante questa mia, chiamiamola pure, stranezza, ero sempre un uomo, un essere umano. E come tale rimanevo legato, seppur con un filo sottilissimo, a tutto ciò che era tipico dei miei simili. Sì, è vero, lo devo ammettere, cominciai a sentire un po' di nostalgia. Nostalgia dei vecchi tempi, delle cose che andavano fatte e che io non facevo, delle tradizioni che c'erano e che io non rispettavo, dei ritmi ai quali non mi ero mai adattato. Li chiamavo vecchi tempi proprio perché così li sentivo, lontani, distanti, ormai persi. Però arrivò quel momento in cui, nella mia solitudine, presi la decisione di tornare indietro per vedere cosa era rimasto del mondo e che cosa era rimasto di me. Girai le spalle al sole e mi incamminai. La strada era tanta, ma mi accorsi subito che tanti erano anche coloro che, come me, la stavano percorrendo. Come al solito ero in fondo. Si camminava, si rivedevano luoghi conosciuti, voci e suoni familiari, dalle cime dei monti comparivano valate che avrebbero portato al mare, ma tutto questo era lì, calmo, immobile, quasi in attesa. Il sole era sempre alle spalle. La nostra interminabile fila non aveva mai sosta.
La notte non arrivava mai e così non sarebbe mai arrivato il giorno dopo. Avevamo vissuto tutti i nostri istanti, il nostro tempo era già finito e chissà da quanto. Il nostro non era un ritorno, era un altro viaggio e lo sarebbe stato per sempre. Grazie.